Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Se c'è un'immagine che plasticamente rende l'idea di un cambio di stagione politica, o meglio di un passaggio di consegne per dare il senso di una staffetta, che in un paese democratico si rende praticabile grazie a libere elezioni, quella immagine è la cerimonia della campanella, dove premier uscente e entrante, come gli staffettisti in atletica leggera, si scambiano il testimone. Tra sorrisi di circostanza per i fotografi e qualche muso lungo che racconta più di un editoriale politico, la cerimonia compie oggi 26 anni. Fu esattamente nel maggio del 1996 la prima, quando Romano Prodi, leader dell'Ulivo, subentrò al tecnico Lamberto Dini. Nessuno dei due è amante delle cerimonie fastose, ma i media sono sempre più presenti e così Massimo Sgrelli, storico capo del Dipartimento del Cerimoniale di Stato di Palazzo Chigi, si pone il problema di come far vedere e comunicare all'esterno questo importante momento istituzionale. E quindi, ha raccontato in un'intervista, escogita la stretta di mano e il passaggio della famosa campanella del Consiglio dei Ministri davanti ai fotografi. Realizzata in argento, la campanella, con incisa la scritta "il Presidente del Consiglio dei Ministri", ha sempre segnato il cambio della guardia a Palazzo Chigi. E anche stamattina il rito si ripeterà, come nelle migliori tradizioni, nella Sala dei Galeoni tra Mario Draghi e Giorgia Meloni, assicurando alla prima donna Presidente del Consiglio le piene funzioni. Se la volta scorsa il passaggio di testimone tra Giuseppe Conte e Mario Draghi in tempi di Covid fu segnato dalla mascherina e dalla mucchina, con il leader del Movimento 5 Stelle uscito tra gli applausi degli impiegati di Palazzo Chigi, giusto un anno prima si creò un vero e proprio caso, perché la cerimonia si svolse con una formula più inedita del solito, visto che il premier Conte, per il suo bis, decise di non rinunciare allo scampanellio, succedendo a se stesso, con un passaggio dalla mano sinistra a quella destra, inverso alla direzione politica del nascente Conte bis. Altri due i passaggi di un premier subentrato a se stesso, con Massimo D'Alema nel 99 e Silvio Berlusconi nel passaggio dal bis al ter nel 2005. In entrambi i casi, però, sembra che la campanella non sia stata mai suonata, almeno davanti ai media. Passato la storia, resta il gero dell'uscente Enrico Letta nei confronti di Matteo Renzi nel 2014. Allora Letta non attese, come consuetudine, il neo premier ai piedi dello scalone d'onore, ma nel suo studio. E con il viso quasi girato, pur di non incrociare lo sguardo dell'ex rottamatore, gli mise in mano la campanella. Tetro in volto, dopo una fugace stretta di mano finale a Renzi, Letta ignorò Graziano Del Rio, lasciando al suo sottosegretario Filippo Padroni Griffi l'onere di accomiatarsi con un sorriso. All'uscita, un saluto più caloroso lo riservò ai dipendenti di Palazzo Chigi. Ma in generale un sorriso, anche se tra i denti, e la stretta di mano un po' forzata davanti ai fotografi, con la campanella in primo piano, fa parte oramai del bon ton istituzionale. L'avevano rispettato Romano Prodi il giorno dell'arrivo di D'Alema alla presidenza del Consiglio e anche un amareggiato Berlusconi quando dovette cedere all'ingresso di Mario Monti, che non perse però il gusto per la battuta. Prassi che è fatta anche di un preciso protocollo. Una volta giunto a Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio dei Ministri entrante viene accompagnato dal consigliere militare con cui passa in rassegna la Guardia d'Onore schierata nel cortile interno. Salutato il segretario generale alla presidenza del Consiglio, il neopresidente, venendo ancora accompagnato, sale lo scalone d'onore e giunge nella sala, chiamata anche delle galere per le imbarcazioni presenti nei bassorilievi sopra le porte d'ingresso, dove viene accolto dal presidente uscente. Assieme entrano nello studio presidenziale per un incontro riservato, al termine del quale vengono raggiunti dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio entrante e da quello uscente, con i quali fanno rientro nel salone, dove ha luogo la simbolica cerimonia di consegna. Il neopresidente del Consiglio rientra quindi nel proprio studio, mentre il presidente uscente, accompagnato dal capo dell'ufficio del cerimoniale, attraverso lo scalone d'onore, giunge nel cortile interno e, dopo aver ricevuto gli onori militari da parte della Guardia d'Onore schierata, lascia Palazzo Chigi. Oltre a Letta e Conte, anche Matteo Renzi e soprattutto Paolo Gentiloni ricevettero un riconoscimento d'affetto importante dallo staff di Palazzo Chigi. Un'altra curiosità della sala che ospita la cerimonia sono gli stucchi, 72 per la precisione, raffiguranti volti di donne, tutte diversi che rappresentano l'universo femminile in giro per il mondo. Volti che per una volta vedranno una donna partecipare alla cerimonia della campanella, evento storico per il nostro paese, motivo in più per restare, scusate il pessimo gioco di parole, davvero di stucco. Gioco di